Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente tra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. In alcuni libri della Bibbia, dell'Antico Testamento, la sapienza viene raffigurata come una bella ragazza. C'è una personificazione della sapienza. Nel brano che abbiamo ascoltato poco fa si parla della sapienza come di una signora che ha costruito la sua casa intagliando 7 colonne. Che cosa significa? Con un significato profondo, sta a significare che la sapienza, che è il Figlio di Dio, si è costruito una casa, e la casa del Figlio di Dio è il grembo della Vergine Santa, ma anche, non ce lo dimentichiamo, la Chiesa, intesa come la comunità dei credenti, o come preferisce chiamarla la lettera di San Paolo agli Efesini, e poi anche l'Apocalisse, come la sposa di Cristo. E le 7 colonne con cui è costruita la Chiesa, quali sono? Certamente anche i 7 sacramenti, ma in modo più appropriato, per quanto riguarda la sapienza, i 7 doni dello Spirito Santo. Quando faccio i battesimi e le cresime, soglio fare accendere il candelabro a 7 braccia, che usano ancora gli ebrei e che si usava già nell'Antico Testamento, perché erano 7 lampade accese sempre davanti all'altare di Dio, che stavano a indicare i 7 doni dello Spirito Santo. Nell'inno allo Spirito Santo, quello antico, chiamato Veni Creator Spiritus, a un certo punto c'è una strofe che dice così: tu septiformis munere, che significa tu che ti doni attraverso 7 forme, queste 7 forme attraverso le quali lo Spirito Santo si dona a noi, sono i 7 canali dei doni dello Spirito Santo. Il maggiore di questi doni, il più importante, non per niente è messo all'inizio, è quello della sapienza, che non è uno fra gli altri, ma è come il riassunto
è il condensato di tutti gli altri doni, dei quali ora vi voglio fare una breve presentazione. Tanto la sapienza sta a indicare la capacità di gustare tutto ciò che riguarda Dio. Vedete poco fa, come dicevamo nel ritornello del Salmo responsoriale, gustate e vedete com'è buono il Signore. Il godere non tanto delle cose quanto delle persone è proprio del vero amore. Quando ci si ama, la cosa più importante non è offrirsi regali o portare cose, la cosa più importante è farsi vedere. Infatti, quando una persona sta molto tempo a non vedere una persona cara, che cosa dice? Ma non ti fai vedere, ma non ti sei fatto vedere più, oppure che piacere ho nel vederti, che piacere ho nel rivederti. E difatti una grande santa, che è stata anche una grande mistica, diceva sempre, Santa Teresa d'Avila, quella più antica, diceva sempre: voglio vedere Dio, perché vedere Dio è il godimento massimo. Infatti, cosa dice l'antico catechismo di San Pio X? Che cos'è il paradiso? Il paradiso è il godimento eterno di Dio e dei suoi angeli e di ogni altro bene senza alcun male. Godimento. Anche noi godiamo della presenza gli uni degli altri quando partecipiamo ai divini misteri. Anche noi gustiamo la parola di Dio, come dice il Salmo che abbiamo recitato: gustate e vedete quanto è buono il Signore. Questa è la sapienza, che è la sommità di tutti i doni dello Spirito Santo. Poi c'è l'intelletto, che consiste nella capacità di sapere leggere oltre le cose, sapere capire il significato dei simboli. Per esempio, uno che vede queste tre lanterne accese sull'altare dice: ma perché sono accese? Cosa sta a indicare la fiamma? La fede e l'amore. E perché tre? Perché sono il simbolo delle tre persone della Santissima Trinità. Ieri sera facevo vedere, no, ieri mattina c'è stato un funerale e dicevo, c'era la chiesa piena, dico: vedete questo cielo pasquale acceso? Si accende per i funerali, ma si accende anche per i battesimi. Sta a indicare la presenza di Cristo perenne nella nostra vita. La capacità quindi di leggere dentro le pagine della Bibbia. Quante volte apriamo la Bibbia e improvvisamente ci viene davanti un significato, una spiegazione, un'intuizione. Quello è lo Spirito Santo, col dono dell'intelletto. Poi c'è il dono del consiglio. Quante volte noi siamo confusi, non sappiamo che strada prendere, non sappiamo che decisioni prendere. Ecco, allora ci troviamo vicino allo Spirito Santo che ci suggerisce, anche magari attraverso persone care, illuminate, quello che è il volere di Dio. E la scienza che cos'è? La parola scire nella lingua latina significa sapere. Allora la scienza è quel dono dello Spirito Santo che ci insegna a sapere, cioè a giudicare tutti gli avvenimenti della nostra vita e a sapere distinguere un valore dall'altro, perché a volte ci lasciamo giudicare dalle apparenze, a volte pensiamo che ciò che magari appare più bello
è più bello, ciò che appare migliore è migliore, ma non è così. La scienza ci insegna ad andare al di là delle apparenze e a sapere pesare e valutare le cose così come valgono. Se noi, per esempio, dovessimo ritrovare in qualcuno dei nostri cassetti delle monetine che non sappiamo che cosa sono, come facciamo a sapere che valore hanno? Una volta mi regalarono un pugnetto di monetine quando ancora avevamo Tele Regina. Dice, padre, può darsi siano monetine antiche che valgono molto. O le ho portate da un numismatico, i numismatici sono gli scienziati che studiano le monete, e dice, sì, sono antiche, sono belle, ma sono logorate, non hanno più nessun valore. L'esperto. Ecco, allora chi ha il dono della scienza è esperto non nelle cose umane, ma nelle cose divine e nella valutazione di tutto ciò che è umano in vista della vita eterna. Poi c'è la fortezza, che è la capacità di sapere superare delle, come dire, delle difficoltà, dei problemi, dei dispiaceri, dei lutti. Immaginate che fortezza hanno dovuto avere ieri i familiari delle vittime dei due funerali, indipendentemente dalle polemiche, funerali di Stato, funerali privati, però un funerale è sempre qualcosa di grave, qualcosa di pesante. Perfino alcuni testimoni, alcuni superstiti, diciamo, intervistate, hanno fatto vedere un po' anche le loro lacrime. Ecco, questa capacità di sapere superare anche i momenti più strazianti della nostra vita è il dono della fortezza. Poi c'è il dono della pietà. Il dono della pietà non è la pietà che noi abbiamo, come dire, la compassione su Cristiano mi fa pietà. Non è questo. Il dono della pietà è invece il dono che ci spinge ad essere pronti a seguire tutto ciò che riguarda Dio. La pietà viene da Pio, cioè uno che ha una devozione troppo grande verso le cose di Dio, e quando si tratta di partecipare o comunque di prendere delle iniziative che riguardano la fede e la religione, è sempre felice di poter partecipare. E poi c'è il timore di Dio, che non è paura. Il timore di Dio è un rispetto talmente grande che uno, quando pensa una cosa, prima di farla o non farla, prima di scegliere o non scegliere, dice sempre: alti, questo può fare piacere a Dio, questo è conforme alla volontà di Dio. Ecco, quello che manca, aveva ragione mia madre quando diceva, al giorno d'oggi quello che manca è il timore di Dio. Che il timore di Dio, dice giustamente la Sacra Scrittura, il libro del Siracide, nell'introduzione è un inno al timore di Dio, che è l'inizio e la corona della sapienza, come ci insegna la Santa Scrittura.